Buongiorno cari quiritti, oggi è martedì, parleremo di questo come vi avevo promesso, il famoso sesterzio romano. Ebbene, diciamo che il sesterzio romano, la sua vita è molto complessa, perché per dire, nella Repubblica Romana era una piccola moneta d'argento, mentre durante l'impero cambia come cambiano tante cose, quindi tante cose cambiano dalla Repubblica Romana all'impero e sesterzio cambia anche nel passaggio dalla Repubblica all'impero. È formata in legame di rame e zinco e il suo nome deriva, diciamo, significa metà del terzo, sesterzio, metà del terzo. Valeva 2 assi e mezzo. Quindi è molto complessa la moneta romana, eh? Noi conosciamo il sesterzio, ma dietro ci sono altri tipi di monete, quella più piccola, quella più grande, e poi dipende da tutti i periodi, dipende dagli imperatori, eccetera. Quindi 4 sesterzi formano un denario e diciamo che più avanti cambia il valore del sesterzio e vale 4 assi. Abbiamo varie riforme monetarie e diciamo il primo che fa un'innovazione molto importante è l'imperatore Augusto, quindi da lui Roma cambia, c'è cioè il passaggio dalla Repubblica all'impero, l'imperatore Augusto cambia tutto a Roma e cambia la politica monetaria di Roma, quindi con se stesso cambia un po' tutto. Era importante il sesterzio perché era uno strumento di, diciamo, di propaganda e di informazione, quindi la moneta romana era molto importante. Vi faccio degli esempi. Diciamo che oggi vale un sesterzio circa 2 euro, grosso modo. E diciamo che per prendere 1 chilo di pane ci volevano 2 assi, per 1 litro di vino ci volevano 2 assi, una prostituta valeva un sesterzio, quindi molto poco all'epoca, una tunica 12 sesterzi e via via, non so, per dire uno schiavo valeva tantissimi sesterzi, tipo 2500. Alcuni esempi dei VIP dell'epoca, Crasso aveva circa sui 192 milioni di sesterzi, quindi aveva tanti soldi. Crasso, Cicerone, Pompeo, era gente molto ricca con tantissimi sesterzi. Diciamo Lucullo, che era un diciamo, tipo il briatore di una volta, che faceva feste molto ricche, molto succulente. Diciamo per allestire un pranzo o una cena spendeva circa su 1 milione di sesterzi. Ebbene, come abbiamo già detto, c'erano molti, molti ricchi, molti VIP, tipo Plinio il Giovane, che diciamo aveva un capitale di circa 20 milioni di sesterzi, e addirittura gli diceva Plinio il Giovane che era povero. Quindi figuratevi un po' l'idea di una volta, degli antichi romani sui loro capitali, sui loro sesterzi. Cicerone era molto ricco e via via, era gente molto, molto ricca con molti sesterzi. Ecco, diciamo che il sesterzio è importantissimo perché racconta la vita di Roma. Praticamente ogni imperatore aveva il suo sesterzio, con la sua immagine. Quindi ce ne sono tantissimi. Durerà tanto lo sesterzio, poi piano piano svanirà e non avrà più valore. E come vi ho ripetuto tante volte, andate a vedere su internet perché ha una storia molto interessante, questa moneta romana. Quindi ragazzi, io mi raccomando, andate a vedere che ne scoprirete, diciamo, di belle su questa moneta romana importantissima nel mondo, nell'impero romano. E noi, cari Quiriti, martedì prossimo parleremo del Pantheon, monumento bellissimo e famoso di Roma. Vi
che si ricollega anche ai video che abbiamo fatto prima. Quindi cari quiriti, io vi saluto, vi ricordo sempre che voi siete al centro dell'attenzione, siete i miei lupacchiotti, forza Roma, e noi ci vediamo martedì prossimo, parleremo del Pantheon e ricordatevi sempre che siete al centro di Roma, siete al centro del mondo. Ciao quiriti!